IT Forum 21esima edizione, abbiamo il piacere, anzi l'onore, di avere con noi il presidente della Società Italiana degli Analisti Tecnici, Davide Bulgarelli. Davide, approfitto della tua presenza per chiederti come è andata questa due giorni di Rimini e come si è inserita SIAT all'interno delle conferenze tenute dai nostri associati. Diciamo che si è inserita molto bene, anche perché qui a Rimini siamo di casa, siamo presenti fin dalla prima edizione sostanzialmente, e in particolar modo quest'anno avevamo veramente tanti speaker, anche perché comunque il numero di associati della SIAT sta sempre più crescendo, quindi chiaramente ne abbiamo molti. Abbiamo tenuto un po' conferenze su tante tematiche differenti, che andavano chiaramente dal tema dei trading system, che c'è molto congeniale, trading real time, ad arrivare anche non soltanto a tematiche più specifiche dei trader, come anche invece quella conferenza che abbiamo tenuto io e Enrico Malverti, dedicata invece all'investimento, agli investimenti cosiddetti green trading, quindi investimenti sostenibili. Al centro della 21esima edizione dell'IT Forum sicuramente educazione finanziaria e innovazione. Una domanda che non posso non fare al presidente SIAT: qual è il ruolo dell'analisi tecnica nel 2019? Ma io direi che il ruolo dell'analisi tecnica è quello che si è ritagliata negli anni sostanzialmente, quindi una metodologia che ormai è imprescindibile sia per chi si avvicina al mondo del trading e quindi deve avere una disciplina, non può tentare di guadagnare senza essere competente e preparato, e anche nel mondo chiaramente invece dell'investimento, dell'asset management, perché l'analisi tecnica ormai è alla base di molte decisioni, quasi più nessuno utilizza soltanto l'analisi fondamentale o macroeconomica, e poi l'analisi tecnica soprattutto è evoluta, e lo vediamo anche qua con tutti i temi dell'intelligenza artificiale, della finanza comportamentale, e quindi non parliamo più certamente soltanto di analisi chartistica. Grazie ancora a Davide Bulgarelli, presidente di SIAT, Associazione Italiana dell'Analisi Tecnica. Grazie a voi.